Allora iniziamo, quando volete, io sono qua. Sì, io direi che Partiamo. iniziamo. Ringraziamo Rav Haddad per questo shiur in onore di Rosh Chodesh Cheshvan. Speriamo di fare in presenza la prossima volta, ma intanto siamo contenti che abbiamo questo strumento che facilita un po' per tutti. E quindi sì, iniziamo. Prego. Ezrat Hashem, che sia sempre meglio. Ok, stasera è un po' particolare, non è molto lungo, però è un po' profondo, ma non per farvi paura, semplicemente perché andiamo a capire un attimino le parole della Torah. Niente di complesso, abbastanza semplice, però interessante, credo. Devo dire la verità che ho sentito le basi di questo shiur da Rav Bechor un paio d'anni fa, poi sono andato un pochino ad approfondire. E vale la pena, dai, iniziamo. Allora, abbiamo la parasha che parla di Noah. Ok, andiamo alla parasha, parliamo di Noah e sappiamo che c'è questo Rashi qua che da quando siamo bambini ci dà un po' fastidio, che Rashi dice che Noach era un grande tzaddik, però la Torah aggiunge la parola bedorotav e quindi la Torah ci vuole insegnare qualcosa. Che cosa ci vuole insegnare la Torah? Ci sono due correnti. Uno lo vuole giudicare positivamente e l'altro lo vuole giudicare negativamente. Chi lo vuole giudicare positivamente dice: immaginate se Noach fosse stato in una generazione di tzaddikim, quanto tzaddik sarebbe stato? Era tzaddik in mezzo ai reshaim, figuriamoci se fosse stato in mezzo ai tzaddikim. E c'è invece chi lo giudica negativamente e dice così: era chiamato tzaddik perché erano tutti reshaim, ma se fosse stato in una generazione di tzaddikim non sarebbe stato proprio nessuno. È un po' pesante come affermazione quando noi abbiamo una regola, parte la Shonara, parte tante cose, ma abbiamo una regola che è chiarissima, che ci dice che il Pirkei Avot è vedannet kol adam lel kav zechut, se tu puoi giudicare positivamente perché vai a giudicare negativamente. Abbiamo tutta la vita per imparare come vedere i comportamenti delle persone e in base a quello cercare di trovare il bene, anche se a prima vista sembrerebbe una cosa negativa, però cerchiamo di trovare come giudicarlo positivamente, altrimenti che cosa siamo qui a fare? Vogliamo capire perché Hashem mi ha fatto vedere questa cosa e sicuramente c'è del bene dietro e io questo bene lo devo tirare fuori. E in tutte le generazioni abbiamo visto come i tzaddikim sono riusciti a, come il famosissimo Rabbi Lev Yitzchak di Bardichev, come lui trovava in ogni difetto una virtù, trovava in ogni situazione un modo per lodare Hashem per la bellezza di questa cosa. Chiaramente noi non siamo capaci, ma la Torah stessa che venga a dirci di Noach, che non era una persona positiva, non abbiamo molto capito come dobbiamo, cosa dobbiamo imparare da tutto questo. Poteva semplicemente la Torah dire: Noach ish tzaddik tamim haya. Noach era un tzaddik, tamim era completo, era tzaddik, basta. Perché deve aggiungere questa parola bedorotav che mette in discussione la sua posizione, diciamo, nel sociale in base a tutti gli altri tzaddikim? Perché la Torah vuole insegnarci qualcosa. Tra parentesi, quando gli animali salgono sulla Tevah, la Torah è molto attenta a come parla, perché c'è una regola che bisogna essere molto molto attenti a come parliamo. La Torah dice che tutti gli animali sono saliti sulla Tevah, gli animali Teorim e gli animali che non sono Teorim. La Torah poteva dire gli animali teorim e gli animali temeim, invece dice semplicemente gli animali che non sono teorim. Perché? Perché non devi usare un termine negativo quando puoi usare un termine positivo. Benissimo, chiaro. E però quando nella parasha che si parla della kashrut, la parasha che parla di parashat Shemini, che parla degli animali teorim e gli animali temeim, lui dice chiaramente questo è taor e questo è tamè. Perché dice questo non è taor? C'è una spiegazione che Rebbe dà molto bella e dice che quando si racconta cerca sempre di usare un linguaggio pulito, positivo, ma quando bisogna insegnare che c'è una distinzione tra Tahor e Tameh, lì non devi essere molto gentile con le parole, devi parlare chiaro. È necessario chiarire com'è la situazione.
Il Rebbe stesso ci ha insegnato in moltissime occasioni come giudicare positivamente. È una cosa difficile, ma bisogna giudicare positivamente. C'è la famosa storia che il Rebbe ha spiegato di questa signora che ai tempi degli greci che sono venuti in Israele aveva sposato la figlia di Coanim, che aveva sposato un ufficiale dell'esercito greco che è entrata nel Bet HaMikdash perché lei, essendo moglie di un ufficiale, faceva quello che voleva e ha preso a ciabattate il Mizbeach e Rebbe l'ha giudicata positivamente. C'è una famosa storia del Balatania che c'era un dibuk è un'anima in pena che entra in un corpo e gli ha chiesto chi sei, ha detto io sono quello che ha ucciso Zechariah. Non racconto adesso la storia, semplicemente per dire che il Balatania dopo 3000 anni è riuscito a giudicarlo positivamente e lui ha lasciato stare il corpo di quel ragazzo che era poverino, è stato preso in ostaggio da questo dibuk, perché come fai a giudicare un assassino di un profeta? Zechariah era un profeta ed è stato ucciso nel Bet HaMikdash, a Yom Kippur, quando voleva fare una profezia. Il Balatania è riuscito a giudicarlo positivamente, magari in un'altra occasione vi racconterò in che modo l'ha fatto, una storia che avrebbe raccontato, perché noi abbiamo il dovere di giudicare tutti positivamente. Chiaramente è l'opposto della Shonara, ma abbiamo questa cosa. Addirittura ai tempi, nel 1980, parlavo con Avshekevitz di questa cosa che avevo sentito un discorso del Rebbe. C'era negli anni 80, negli anni 90, c'era un oppositore feroce del Rebbe che abitava a Bnei Brak. E il Rebbe una volta ha dovuto fermarsi e parlare, poi più avanti spiegherò che cosa. E il Rebbe ha detto che non si riesce a capire come fa una persona a comunicare in questo modo, a parlare certe cose, a dire certe cose. Il Rebbe è arrivato alla conclusione e dice: l'unica cosa che posso capire è che i suoi tefilin sono invalidi, sono psulim. Perché una persona che mette tefilin sheliad, che piega il suo cuore, e tefilin shelosh, che piega la sua mente ad Hashem, non può dire cose del genere. E lo zio di Rav Tzemach, Mizrahi di Milano, che era a quei tempi nella yeshiva, in un kollel a Bnei Brak, si ricorda come abbiano controllato i tefilin di questa persona ed erano effettivamente psulim. Vuol dire che il Rebbe è riuscito a trovare come giudicare positivamente anche una persona che tutta la sua vita ha una missione, quella di screditare il Rebbe stesso. È incredibile, ma si arriva anche a questo, se si vuole. La Torah vuole invece che su Noach non si faccia così. La Torah vuole che Noach venga giudicato anche negativamente, perché no? Che cosa ci vuole dire la Torah con questo? La Torah ci vuole dire che Noach ha bisogno che lo si giudichi negativamente. Noach ha bisogno che si faccia una distinzione tra lui e quello che ha fatto. Quindi Noach ci chiede: non giudicatemi per forza positivamente. Abbiamo una lezione da imparare dalla storia di Noach, perché se tu mi dici che era un grande tzaddik, ma il suo mondo è stato distrutto, significa che bisogna essere così, bisogna essere grandi tzaddikim, chiusi in quattro mura, senza avere nessun riguardo per il mondo che ci circonda, che vada in malora, che venga distrutto, come si dice in ebraico, acharai amabul, dietro di me il diluvio, è un'espressione israeliana che ci dice esattamente quello che è successo. Quindi Noach vuole essere giudicato negativamente perché questa sia una lezione per tutte le generazioni. Di che cosa stiamo parlando? Il Midrash racconta che quando Noach è uscito dalla Teva, dall'arca, ha visto la desolazione, la distruzione del mondo intero, si è dispiaciuto tantissimo, ha iniziato a piangere. E il Midrash dice che si picchiava in testa e urlava e ha chiesto ad Hashem: perché hai fatto questo? Non ci sarebbe stata un'alternativa a tutto questo? Non avresti potuto fare qualcosa di diverso? E Hashem in quell'occasione lo chiama stupido. Hashem lo chiama Shoteh. Così racconta il Midrash: Hashem gli chiede: perché me lo dici ora? Perché mi chiedi ora, adesso, dopo che ho distrutto il mondo, se non potevo fare altrimenti? Io quando è che ti ho annunciato questa mia decisione? 121 anni fa. Perché 121 anni fa non mi hai chiesto nulla? Mi hai solo chiesto cosa ne sarà di me e della mia famiglia? Io ti ho risposto: voi vi salverete perché sei un tzaddik e quindi tu ti salverai con la tua famiglia, e tu non hai detto più niente. Perché adesso ti lamenti? Perché adesso piangi? Perché adesso capisci la distruzione del mondo e prima non hai capito? Perché Noach aveva in inglese dice luck, una,
un difetto, se così si può dire, aveva una mancanza. Una mancanza. Sì, grazie. Non te l'ho chiesto, ma va bene lo stesso. Una carenza, se vogliamo dire veramente in italiano. Noach aveva la carenza di emunà nella forza della tefillah. Incredibile. E quindi Noach non ha pregato per nessuno e quindi si è salvato lui e il mondo è andato in distruzione. Nell'Haftarah di Shabbat noi leggeremo un pasuk che in riferimento al diluvio si dice l'acqua di Noach. Il pasuk inizia Berega katona zavtich u berachamim gedolim akabetzech, poi va avanti il pasuk, dice chi me Noach zot li asher nishbati me avor me Noach, dice tante volte questo me Noach, l'acqua di Noach. Perché l'acqua di Noach, l'acqua che appartiene a Noach? Sì, l'acqua in cui Noach, anche lui ha una parte, anche lui è responsabile perché lui ha potuto salvare e non ha salvato. Faccio una parentesi, ho accennato prima il Pasuk che dice un attimino ti ho lasciato incustodito e con tanta misericordia ti riaccoglierò tra le mie braccia, ti ricongiungerò con me. Chi dice questo? Hashem, tramite il profeta Yeshaya. L'Adumura Zaken ha detto, come un attimino ci hai lasciato incustodito, la storia del Galut è una storia che si può scrivere con il sangue. La gente racconta che quando va nei musei della Shoah non riesce a rimanere fino alla fine. La sofferenza del popolo ebraico in questi 2000 anni, l'inquisizione, la distruzione del Bet HaMikdash, tutto quello che abbiamo sofferto si chiama Rega Katon, un attimino, una piccola distrazione in cui ti ho lasciato incustodito. Adonai Zaken dice, solo così posso capire cosa vuol dire Rachamim Gedolim Akabetzech. Con tanta misericordia io ti farò tornare a casa, ti riabbraccerò. Perché se 1950 anni di sofferenze si chiamano un attimino, posso capire quanto grande è la bontà che ci aspetta quando arriverà Mashiach. Infatti la Gemara racconta che tutti i profeti hanno potuto profetizzare fino ai primi 40 anni di Mota Mashiach, ma il secondo periodo dove ci sarà Tchiat HaMetim, Olam Haba, dice la Gemara, il Rambam lo riporta, Ain lo ra'ata, Elohim zuladecha, nessun occhio ha potuto vedere perché non c'è motivo di vedere se non lo puoi capire, non lo puoi trasmettere, non c'è nulla in questo mondo che può essere paragonato, diciamo, a quello che sarà il benessere di Olam Haba, la ricompensa di Olam Haba. Quindi era una parentesi giusto per dire che ci aspettano momenti veramente, veramente incredibili, che neanche il Navi non poteva vedere perché non poteva contenere questa grandezza. Torniamo a Noach. Noach, abbiamo capito che Noach un pochino è responsabile e adesso andiamo a entrare un attimino nei dettagli, in che modo è responsabile. La Torah ci racconta che quando Hashem ha detto a Noach di costruire la Tevah, doveva fare una impermeabilizzazione dall'interno e dall'esterno. Dall'interno e dall'esterno vuol dire che doveva mettere questo catrame all'esterno, che l'acqua non entri, ma anche all'interno. Non si capisce bene. Sì, una doppia impermeabilizzazione va sempre bene, ma perché ce lo racconta la Torah? Che cosa ci interessa a noi questa cosa? Questa storia si ripete più avanti con Moshe Rabbeinu. Quando nasce Moshe Rabbeinu, cosa fa sua mamma? Yocheved lo mette in una culla, in una piccola arca, e lo mette nel fiume e lo impermeabilizza. La Torah ce lo racconta, però la Torah dice che impermeabilizza soltanto all'esterno e non all'interno. Ci interessa? Boh. Concetti tecnici, come impermeabilizzare una teva. Sì, è carino, però la Torah è un insegnamento. Cosa vuole dirci qua la Torah? Perché Noach era convinto di essere un tzaddik senza aver bisogno di aiutare il prossimo. Quindi io mi proteggo dall'esterno e sono protetto. Viene Hashem e dice a Noach, tu non hai bisogno di proteggerti soltanto dall'esterno, tu hai la necessità di proteggerti anche dall'interno. Cosa vuol dire dall'interno? Da te stesso, dal tuo modo di pensare, dal tuo modo di essere, dal tuo modo di comportarti. A differenza di Moshe Rabbeinu, e noi siamo il mondo, e quando diciamo il mondo, diciamo noi stessi, il mondo è un posto brutto, noi siamo brutti, se noi siamo belli, il mondo è un posto bello. Noach
doveva proteggersi dall'esterno, chiaramente questo mondo è pieno di insidie, pieno di pericoli spirituali e materiali, ma anche noi siamo un pericolo dentro di noi, lo dice Admurah Zaken nel Tanya, dall'inizio fino alla fine. Abbiamo dentro di noi qualcosa che si chiama Ra, e di questo Ra dobbiamo proteggerci. Noah ha avuto bisogno di proteggere se stesso da se stesso. Moshe Rabbeinu non ha avuto bisogno di proteggere se stesso da se stesso. La Torah racconta che quando Moshe Rabbeinu è nato, la casa dei genitori si è riempita di luce. Batere otoki tov hu, la casa si è riempita di luce, perché la sua neshama era così forte, così potente, che il suo corpicino non poteva filtrare la luce della neshama. Perché? Perché Moshe Rabbeinu è venuto con una luce così forte in questo mondo, non per illuminare se stesso, ma per illuminare l'esterno, illuminare gli altri. Chiaramente hai bisogno di una protezione, che il mondo non abbia un'influenza su di te, ma Moshe Rabbeinu di se stesso non aveva bisogno di proteggersi, perché era nato tzaddik gamur, come dice poi lo Zohar, Admurah Zaken, spiega qual è la differenza tra un tzaddik normale e un tzaddik gamur. Un tzaddik gamur è uno che non viene qui per se stesso, viene qui per gli altri. Ora mi fermo un attimo e vi racconto qualcosina che ci aiuta a capire questo e poi possiamo concludere il discorso. Parlavo prima di questa persona a Bnei Brak che si era accanita contro i Mivzaim del Rebbe. E lui diceva che mettere tefillin alla gente in mezzo alla strada presenta molti problemi alachici. Secondo lui, questa persona non ha fatto né tirat yadayim, al mattino questa persona sta dicendo la tefilà in mezzo alla strada, noi sappiamo che per fare la tefilà devi essere in un punto dove non hai distrazioni, ci deve essere una mechizà, passano delle donne, ognuno dove deve trovarsi quando fa la tefilà e così via. E Rebbe nel 1980 si era fermato, avevo iniziato a raccontare prima, e ha detto devo rubare dal pubblico 15 minuti, che non vorrei fare e non mi interessa fare, ma siccome ho paura che questa vostra voglia di assecondare la mia richiesta di andare a mettere tefillin alla gente possa essere indebolita a causa di queste accuse, devo spiegare perché non è così. L'accusa più forte che aveva questa persona è che diceva che i ragazzi della yeshiva devono chiudere le gemarot e andare in mezzo alle strade, dove ci sono negozi, dove c'è di tutto, entrare negli uffici, entrare nei negozi, e chissà cosa vedono lì, e chissà che influenza hanno dalla strada. Un ragazzo deve essere chiuso nelle quattro mura della yeshiva e studiare, concentrarsi in se stesso, cercare di studiare un'altra pagina di Gemara, ancora un'altra pagina di Gemara. Il Rebbe aveva portato una Mishnah. La Mishnah dice, Kola mezaket arabim, en chet va al yado. Colui che porta un merito per gli altri, colui che va a cercare di influenzare gli altri, non verrà mai influenzato dagli altri. Perché c'è una regola alachica addirittura, quando si parla di un cibo kasher che è finito in una pentola non kasher o il contrario, c'è solo una direzione. Noi sappiamo che se parliamo non possiamo ascoltare, se ascoltiamo non possiamo parlare. Perché? Perché anche quando si parla di assorbire cibo in una pentola kasher non kasher, o dà o riceve. Se tu stai dando non puoi ricevere. Quando un ragazzo o un ebreo o chiunque di qualsiasi età va per cercare di influenzare gli altri, non viene influenzato lui. Quindi questa accusa è infondata, e qui impariamo qual è stato l'errore di Noach e qual è stato l'insegnamento di Moshe Rabbeinu. Perché Noach e Moshe Rabbeinu sono legati? Cosa c'entra Moshe Rabbeinu qui nella nostra storia con Noach? Adesso qui iniziamo a trovare qualcosa di molto molto interessante che ci prova che Moshe e Noach c'entrano e come. È tutto chiaro? È tutto così? Non avete voglia di fare nessuna domanda? Lo Zoom ti secca la gola? Bevo un attimo, scusate. Ok, abbiamo un libro, nei 24 libri del Tanakh, l'ultimo, si chiama Divrei Hayamim. Divrei Hayamim racconta la storia da Adam, discendenza e tutto quanto. Arriva Moshe Rabbeinu, va avanti, poi parla di un certo personaggio, non voglio ricordare il suo nome, figlio di Gershom, figlio di Menashe. La Gemara dice, Gershom sappiamo chi è. Gershom è figlio di Moshe Rabbeinu, Menashe chi è?
Gershon, figlio di Menashe, non esiste. E quindi chi è questa persona? Allora i Chachamim spiegano che non è Menashe, no, non è Menashe, è Moshe. Gershom, figlio di Menashe, scusate, figlio di Moshe, ha avuto un figlio. Questo figlio purtroppo è diventato un idolatra, è diventato non solo idolatra, è diventato un comer, è diventato un prete, un vescovo di Avodah Zarah. Immaginate, il nipote di Moshe Rabbeinu. Quindi Divrei Hayamim nasconde la parola Moshe e aggiunge una nun. Non è Moshe, è Menashe. Ma perché una nun? Perché la Rizal ci rivela, non la Rizal, il Zohar HaKadosh Rabbi Shimon Bar Yochai ci rivela che Moshe Rabbeinu era Noach. E Noach era il figlio di Adam e Chava, Shet, che lui prima era Hevel. Noi sappiamo che Hevel ha vissuto poche ore. Ed è tornato in questo mondo nel corpo di suo fratello 130 anni dopo, Shet. Questo Shet poi è diventato Noach e poi è diventato Moshe Rabbeinu. Abbiamo due parashot che si attaccano, Terumah e Tetzaveh. Nella parashah di Tetzaveh il nome di Moshe Rabbeinu non viene ricordato. Famosa la storia che spiegherò. La parashah di Terumah finisce con la parola Nechoshet e la parashah di Tetzaveh inizia con la parola Ve'atah. Moshe Rabbeinu, tu non c'è il tuo nome, ma ci sei tu. C'è un libro, Megaleh Hamukot, che dice Nechoshet è Shet e Noach. Ve'ata e Moshe Rabbeinu, vuol dire che Shet, Noach e Moshe Rabbeinu sono la stessa persona. Incredibile. Andiamo avanti e scopriamo che quindi Moshe Rabbeinu e Noach sono la stessa persona. Ecco perché Gershom, figlio di Menashe, Gershom è figlio di Moshe, non di Menashe, ma è stata aggiunta la nun di Noach per nascondere il fatto che Moshe Rabbeinu aveva un nipote che è andato a fare Avodah Zarah. Chi è che salva Moshe Rabbeinu? È la figlia del faraone. Come si chiama la figlia del faraone? Si chiama Batia. Batia è la figlia di Hashem. Figlia di Hashem ce n'è una sola in questo mondo, è Chava. Noi siamo figli di nostra madre. Figlia di Hashem è solo Chava. Perché lei si chiama Batia? Perché lei è la reincarnazione di Chava. La prima volta non è riuscita a salvare suo figlio, in questa occasione lei salva suo figlio. Quindi lei è Chava che salva Hevel. È Batia che salva Moshe Rabbeinu. Ma c'è una differenza tra Moshe Rabbeinu nella sua arca e Noach nella sua arca. Perché l'arca di Noach, abbiamo detto, è stata impermeabilizzata due volte, anche da Noach stesso. E Moshe Rabbeinu, che anche lui inizia la sua storia in una tevà, lui è il tikkun, è l'aggiustamento, è la riparazione di Noach, perché è venuto a portare la luce a tutto il mondo quello che Noach non ha fatto. Ancora un po' di attenzione e finiamo. Quando Moshe Rabbeinu si trova in una circostanza in cui deve scegliere se ricominciare come Noach ha ricominciato. Tutto il mondo è stato distrutto, Noach ha ricominciato. Hashem va da Moshe e dice: questi idolatri hanno fatto questo peccato del vitello d'oro, io li uccido tutti e ricomincio da te. Cosa dice Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu dice: o li perdoni o cancelli anche me dal tuo libro. Infatti noi sappiamo che la parasha di Tetzaveh non c'è il nome di Moshe Rabbeinu. Hashem dice a Moshe Rabbeinu: lasciami e io li stermino tutti. Moshe Rabbeinu, lasciami vuol dire che posso non lasciarlo. Quindi ho la possibilità di intervenire, di fare una tefilà, di pregare per loro. Moshe Rabbeinu dice: o tutti o nessuno. Perché? Perché vi leggo il pasuk. La Torah dice: im tisach atatam. Moshe Rabbeinu dice: se perdoni benissimo, veim ain, se non li perdonerai, mechenina mi sifrecha asher katavta. Mechenina, cancellami. Mechenina sta alle stesse lettere di ani mi Noach. Non chiedermi di fare due volte lo stesso errore, sono sceso in questo mondo per riparare l'errore che ho fatto, che ho portato alla distruzione in questo mondo, questa volta non lo faccio. Infatti, perché Moshe Rabbeinu deve essere così estremo? Cancellami dal libro. Di chi stiamo parlando? Di idolatri. Di chi stiamo parlando? Di tzaddikim, di reshaim. Vuoi pregare per reshaim? Prega per reshaim, ma dare la vita per i reshaim che senso ha?
perché HaKadosh Baruch Hu ha creato un popolo e questo popolo deve lavorare su se stesso e trasformarsi da Reshaim a Tzadikim, e Moshe Rabbeinu ci crede e Moshe Rabbeinu dice: io sono qui per loro, quindi se loro non ci sono non devo esserci neanch'io, e quindi non cado nuovamente nell'errore, non lo rifaccio. Ecco perché quando si dice in ebraico kofer, che è l'impermeabilizzazione, il katrame, si chiama kofer, che è anche la kappara. Io sono venuto per essere la kappara di quello che era Noach e ha sbagliato a non pregare ad Hashem. Mi fermo, se avete qualche domanda, così finiamo. Va bene, si vede che parlo così bene che nessuno ha domande, tutto chiaro. Va bene, un complimento. Devo giudicare positivamente, abbiamo detto. Andiamo avanti e finiamo. Interessante che questo pasuk, il pasuk di che Moshe Rabbeinu dice se non perdoni loro cancellami anche a me, il Perek 32, pasuk 32. Lev, proprio tutto il cuore che Moshe Rabbeinu aveva l'ha dato per i peccatori, per gli idolatri. Un'altra spiegazione, tra parentesi velocissima, dal tuo libro, non c'era ancora la Torah, cosa vuol dire dal tuo libro? Che Moshe Rabbeinu dice ad Hashem, tu a Rosh Hashanah hai il libro di chi vive e di chi non vive. Allora nel tuo libro hai scritto che solo io vivo, allora cancellami da questo libro e dai i miei meriti a tutto il popolo. I miei meriti sono sufficienti per dare la vita a tutto il popolo. Chi ha vinto? Ha vinto Moshe Rabbeinu. Cosa dice Hashem a Noach? Hashem dice a Noach una cosa incredibile. Tu credi, Noach, di avere meriti a sufficienza senza aiutare gli altri? Allora io ti rivelo che se non fosse per Moshe Rabbeinu non avresti neanche potuto salvarti. Quindi dato che c'è un tzaddik, e vediamo chi è questo tzaddik, abbiamo già detto Moshe Rabbeinu, ma dove lo troviamo nella Torah? Che è Moshe Rabbeinu. Verrà qualcuno e riparerà il tuo errore, grazie a lui io ti salvo. Quando Hashem dice a Noach di salire sulla Teva, dice, perché tu sali sulla Teva? Perché tutto il mondo no e tu sì? Perché dice, Ra'iti tzaddik lefanai bador hazeh. Ho visto un tzaddik innanzi a me, in questa generazione. Bador era sufficiente. Hazeh è una parola, sembrerebbe una parola superflua. Hazeh è composta da due hei e una zain. Due hei fa 10, zain fa 7. In totale 17. Cosa c'entra? È molto semplice. Perché abbiamo una missione. Non si sente. Mi sentite? Adesso sì. Ok, finisco. Abbiamo parlato di 17. Nella generazione 17 ho un tzaddik innanzi a me. Chi è questo tzaddik nella generazione 17? Dice la Mishnah, perché a Avot c'erano 10 generazioni da Noach fino a Avram Avinu. Da Avram, contiamo, Avram, Yitzchak e Yaakov. Yaakov aveva un figlio che si chiamava Levi. Levi ha avuto un figlio Kehat, Kehat ha avuto un figlio Amram, Amram ha avuto Moshe. 17 generazioni da Noach fino a Moshe Rabbeinu. Se non fosse per Moshe Rabbeinu, che è la 17esima generazione, tu non avresti avuto il merito di salvarti. Tu sali sulla Teva perché Ra'iti tzaddik lefanai, io che vedo passato, presente e futuro, vedo nella generazione 17 un tzaddik che lui farà quello che tu non hai fatto, salverà il mondo, salverà tutti, non lascerà indietro nessuno. Adesso vi dico qualcosa che forse non esiste perché mi è venuto in mente, ma non l'ho letta da nessuna parte, quindi non prendo nessuna responsabilità. È solo una cosa così per abbellire. Dice il pasuk che l'arca si è appoggiata nel settimo mese, nel 17esimo giorno del mese. La teva si è appoggiata, vatane chateva bachodesh ha-shevi. Abbiamo detto shevi e Moshe Rabbeinu da Avraham Avinu, sappiamo che Moshe è il settimo. Shiva Asar, di nuovo Moshe Rabbeinu. Yom è di nuovo Moshe Rabbeinu. Perché Yom è di nuovo Moshe Rabbeinu? Perché nella Torah c'è scritto 5 volte la parola Tov, nella creazione. Vayomer Elohim Yehi, scusate, la parola Or. Vayomer Elohim Yehi Or, Vayehi Or. Vayomer Elohim Eta Or Kitov, Vayomer Elohim Bena Or, Vena Choshech.
ויקרא אלוקים לאור יום ולחושך קרא לילה וערב ובוקר יום אחד שינקו וולטה שזכיתו לפרולה אור פרקה חכמים דיקונו פרקה שסונו צ'ינקו חומשים אוני אור אהון חומש אל קווינטו אה חומש דברים אסול קווינטו אור שזכיתו יום לאור יום וקווסטו חומש דברים אל חומש די משה רבנו אה דיברסו די פרימי קואטרו סכמה משנה תורה חומש די משה רבנו כינדי טרוביאמו קווסטו פסוק כלטבה הריפוזטו כינדי גרציה משה רבנו טוטה טורנטו עד עשרה quello che doveva essere. Finisco dicendo che Noach ha iniziato bene e finito male. Inizia la Torah raccontando di Noach e descrivendolo, dandogli il titolo di Ish Tzadik, e la Torah finisce chiamandolo Isha Adama, perché quando esce dalla Teva pianta subito una vigna e si ubriaca. A differenza di Moshe Rabbeinu, che inizia, la Torah viene, lo descrive Ish Mitzri, e la Torah alla fine di Vezot HaBerachah, all'inizio di Vezot HaBerachah, alla fine della Torah, וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוקים. כולל הדיפרנציה תרא נוח ומשה, כנוח ירא אינדישזה ומשה אינסליטה. כולל הדיפרנציה תרא נוח ומשה, כנוח הפנצטו סטסטו, ומשה רבנו הפנצטו על יאלטרי. Infatti, come abbiamo detto prima, כל המזכה את הרבים, כי וולה פורטרי מריטי על יאלטרי, אין חטא בעל ידו. לוי נומן קניינטה, נון סולו כנומן קניינטה, מה לוי סיילבה. Soltanto. Cosa vuol dire non aveva Noach emunà nella forza della tefila? A differenza di Moshe Rabbeinu, Noach non credeva nelle persone. Non hanno meriti, peggio per loro. Moshe Rabbeinu invece sì. Moshe Rabbeinu ha detto, per i malvagi io prego, se no per chi devo pregare? Ecco perché il Mabul si chiama Mei Noach, l'acqua di Noach. Perché Noach è stato responsabile a non aver pregato. Quando è uscito dalla Teva, ha pianto, ha detto perché Hashem hai fatto questo? Vuol dire che si poteva pregare, vuol dire che ti ha dato fastidio. E perché non l'hai fatto prima? Prima non mi interessava, prima interessava solo me stesso. Adesso che il mondo è desolato, io devo vivere in un mondo desolato, adesso mi dà fastidio. Prima che muoiano tutti, perché non hanno meriti e non è il modo giusto. C'è tanta gente che fa degli errori, chi di noi non fa degli errori? Ma è la forza della tefilà che ci salva. E per quello che Noach vuole, che non lo si imiti. E per quello che Noach vuole essere giudicato negativamente perché non si impari da Noach, e questo è il tikkun di Noach stesso. Noi abbiamo Baruch Hashem, fratelli, sorelle, figli, figli, genitori, nipoti a destra e a manca, ognuno chi ha quello che ha, e viviamo in un mondo che è un mondo pericoloso, un mondo pieno di insidie, e dobbiamo proteggerci. Che cos'è il nostro koffer? Che cos'è la nostra kapara? Ai tempi del Beit HaMikdash portavamo un korban, le kapara. Noi oggi abbiamo la tefilah, che è il nostro koffer, che è la nostra kapara. E quindi la tefilah è quella che mantiene il mondo. Se non fosse per la tefilah non ci sarebbe più questo mondo. Non possiamo interferire, mi ha detto qualcuno, nelle decisioni di Hashem. Hashem ci mette in una situazione perché Hashem vuole sentire la nostra voce, vuole che chiediamo a Kadosh Baruch Hu di migliorare la situazione. Yitzchak Avinu 20 anni non ha avuto figli, non poteva dare, non aveva meriti Yitzchak, Yitzchak era un tzaddik, figlio di un tzaddik, non aveva meriti per avere figli. Hashem aveva troppo piacere della tefila di Yitzchak, per 20 anni ha avuto questo piacere. E questa è la forza della tefila. Se noi abbiamo emunà nella forza della tefila, mi ha raccontato qualcuno una cosa carina, io non so dove sono le donne dopo il shofar Motzei Kippur, non lo so, gli uomini fanno arvit. Forse le donne tornano a casa per far bollire l'acqua. Noi facciamo arvit, arvit inizia veura humi chaper avon. Il misericordioso che perdoni i nostri peccati. E abbiamo appena finito Kippur. Hashem ci ha perdonato i peccati, abbiamo fatto Neilah, abbiamo fatto tutto. Che senso ha veura humi chaper avon? Cosa vuol dire chiedere che HaKadosh Baruch Hu perdoni i nostri peccati? Quale peccato? Non abbiamo avuto neanche il tempo di fare un peccato. Il peccato è che tutto Kippur abbiamo pregato e non abbiamo veramente avuto emunà nella forza della nostra tefila. Il avon di Kippur, dato che Kippur si prega soltanto, l'avon di Kippur è quello di non aver creduto veramente che se io chiedo ad Hashem cambia, Hashem cambia. Se io chiedo ad Hashem perdona, Hashem perdona. Se io chiedo ad Hashem guarisci, Hashem guarisce. Se io chiedo ad Hashem Mashiach, Hashem porta Mashiach. Non ho avuto questa emunà nella forza della tefila, ecco perché a Milano c'è una famiglia, l'ho scoperto per caso perché sanno tutti i compleanni di tutti, fratelli e sorelle. È una famiglia che non immaginerete, una famiglia che sembrerebbe una famiglia semplice.
e tutti fanno i teilim di tutti i fratelli e sorelle. Ecco perché sanno tutti i compleanni di tutti, perché ognuno prega per se stesso, fai il tuo perg di teilim ogni giorno, ma fai quello anche dei tuoi fratelli e sorelle. Chiaramente non è una famiglia di 15 figli, però comunque è una cosa stupenda, perché non preghi solo per te, preghi anche per gli altri, non fai il peccato, la mancanza, la lacuna che ha avuto Noach. Finisco con un'ultima cosa. Quando è stato liberato il muro del pianto, Kotel HaMaravi, cosa hanno fatto i Chabad subito? Hanno messo un tavolino, hanno iniziato a mettere tefillin a tutta la gente che arrivava. Anche gente che era lontanissima da Torah Mitzvot, ma tutti volevano venire a vedere il muro del pianto che da 3.000 anni ci aspettava. Da 2.000 anni, ma è stato costruito da David HaMelech. E quando è arrivato questo grande Rav, si chiamava Shneur Zalman Neuerbach, è venuto e ha visto questo tavolo con Hasidim che mettono tefilin alla gente, ha chiesto cosa stanno facendo. Ha detto, Rebbe ha detto che devono mettere tefilin a tutti. C'è una famosa foto di Arik Sharon, alla Shalom, con il tefilin al Kotel HaMaravi. Li ha messi in quella occasione lì. E lui ha detto, incredibile. Ha detto una frase, la devo dire bene. Noi tutti abbiamo emunà in Hashem, ma il Rebbe di Lubavitch ha emunà negli ebrei. Vuol dire, mettere tefilin a qualcuno che non è Shomer Shabbat, che mangia di tutto, che non fa niente, cosa gli metti tefilin? Perché ha emunà in lui, che se inizi con i tefilin, e tutte le storie di Chazar Betshuva sono iniziate con una mitzvah. Ok, concludo con una cosa che ho vissuto io personalmente da ragazzo, in Beta Knesset a Milano c'era una signora, non posso dire chi. Questa signora qui pregava in un modo che a noi ci faceva ridere. Perché? Perché non sapeva fare la tefilà, non sapeva leggere, penso non sapesse leggere. Però tutto quello che la gente diceva a alta voce, lei lo ripeteva, ma come lo sentiva lei, non come veramente è scritto. Ci faceva un po' ridere perché inventava parole. Ma mia mamma mi ha raccontato che questa signora aveva un figlio giovane che stava per... ha conosciuto una ragazza non di Am Israele e lei è venuta al Beta Knesset, non sapeva pregare, non sapeva leggere il Sidur, ma è venuta con il cuore e con il cuore pregava. Non solo lei è riuscita a salvare questo figlio, ma tutti i figli e lei stessa hanno fatto Teshuvah. Incredibile come, non voglio entrare nei dettagli, è una persona che tutti avete conosciuto. Io da ragazzino mi ricordo come lei pregava, quando si apriva l'Echal, cantava ad alta voce tutto quello che tutti cantavano, ogni cosa che sentiva lo ripeteva, perché lei aveva una emunà fortissima nel Koch della Tefilah. Suo figlio ha fatto Bar Mitzvah ai figli, lo conosciamo, e non posso entrare in dettagli, ma Baruch Hashem, ho visto con i miei occhi quanto la forza della Tefilah apre qualsiasi barriera e arriva fino a chi sia Kavod. Quindi l'errore che ha fatto Noach è un errore che non ha ripetuto Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu vuole che lo imitiamo e vuole non essere ricordato come la Nun, come quando era Noach, quando ha sbagliato a non pregare per il popolo. Basta o... non so, possiamo andare avanti. Basta così, sono le 21:48, siamo... Fino alle 10. Israel. Fino alle 10. Vogliamo ancora 10 Abba. Interessante. Va bene così per stasera, dai. Grazie. Kadosh Baruch Hu voglia un mondo migliore. Grazie. Noi ci troviamo in un piccolo Mabul in questo periodo e forse questo è quello che possiamo imparare da questa storia, che Akadosh Baruch Hu vuole sentire la nostra tefila, a piacere della nostra tefila. Potrebbe darci tutto e subito, ma vuole che noi ci colleghiamo con lui, vuole che noi ci colleghiamo con la nostra Neshama per poter arrivare fino a chi sia Kavod e portare refuah in questo mondo, portare Yeshua e portare Mashiach Bimera. Col tov a tutti quanti, col Kavod per aver avuto la pazienza quasi un'ora di ascoltarmi. Non su uno schermo, ma grazie a Shem.
dal vivo. Posso fare una domanda? Grazie mille. Prego, una domanda, con piacere. Stupida, stupida. Però io non capisco perché continuato, ho sentito altri shiuri. Che Noach era tzadik, però non era tzadik, era tzadik nella sua epoca, però non era tzadik. Alla fine arriviamo alla conclusione, ci sono due giudizi, che Noach era un tzadik e invece non era un tzadik se paragonato ad Avraham, eccetera, eccetera. Ma l'hai ripetuto, ha ripetuto anche lei tante volte. Era tzadik, ma non era un tzadik. Ma perché Hashem dice Noach tzadik? Se dice che era tzadik, era tzadik, al di là delle considerazioni. Quante volte è stato detto nella Torah che uno è un tzadik? Sì, ho spiegato che ha iniziato bene, ma è finito male. E vuoi che Hashem non lo sapesse? Nel momento in cui l'ha giudicato, è in quel momento che l'ha giudicato che era un tzadik. Posso aggiungere qualcosa? Certo. Proprio oggi ho sentito da Rav Ashkenazi, dice così: a chi devi dare complimenti? A qualcuno che è debole? Moshe Rabbeinu non ha bisogno di complimenti, Abramo Avinu, Davide Amelio non ha bisogno di complimenti. Noach, che era proprio debole, Hashem voleva portare che dentro di lui c'era qualcosa di profondo che poteva svelare. E così anche noi siamo tutti piccoli, ma con un complimento, una buona parola, allora puoi salvare un mondo intero. Beh, capirai che complimento, una piccola parola, tzadik. Solo su di e lui, poi con tzadik. Quello tu gli dai la forza. Riprendo la tua parola, riprendo la tua parola. In quel momento era tzadik. Noi a Rosh Hashanah leggiamo la parasha di Ishmael. Ishmael viene mandato via da Sarah e che stava per morire e che Hashem gli manda degli angeli per salvarlo. E tutti gli angeli in cielo dicono no, lascialo morire, che questo qui porta solo problemi al mondo. E infatti la Gemara dice che ci sono quattro cose che Hashem avrebbe voluto non creare, una di loro sono Ishmaelim, ma non c'è scelta, li ha creati perché così doveva essere il mondo. E Hashem ha detto ai Malachim, ma io lo giudico come adesso, Ba'asher Usham, se adesso lui non ha fatto niente, non posso giudicarlo per qualcosa che lui farà o per le discendenze che lui avrà. Quindi Noach è stato giudicato il tzadik, ma la Torah ci racconta poi come è finito Isha Adama. Questa è la storia. E noi con Hashem cercheremo di trovare il meglio di tutti e il meglio di noi stessi. Amen. Per dare un po' di luce in questo momento. Amen. Grazie. Sugli altri guardare con occhio buono. Su di me posso trovare dei difetti, ma sugli altri no. Come migliorare. Amen. Grazie. Kol tov. Saluti, grazie mille. Tutta roba.